punti pesanti quest'oggi allo stadio Fanozzi per il recupero della seconda giornata di Serie C, soprattutto in casa Etnea, dove alla vigilia ha parlato il vicepresidente Grella, chiedendo un cambio di atteggiamento alla squadra. Brindisi con il 4-2-3-1, Albertazzi in porta, Cappelletti, Gorzelewski, Bizzotto, Monti, Petrucci, Cancelli, Valenti, Lombardi, Galano e Bonino. Risponde il Catania con il 4-3-3, Beters tra i pali, in difesa Bua, Silvestri, Lorenzini e Castellini, Zammarini, Quaini, Rocca, Chiricò, Serao, Marsura. Primo tempo senza reti, gara deludente fin qui, con il Catania che ha avuto maggior possesso, tuttavia senza trovare spazi per colpire l'avversario. Nella ripresa, in 4 minuti, le reti di Serao e Bocic decidono il match. Al 71esimo colpo di testa vincente di Serao sul cross dalla destra di Chiricò per l'1-0 Etneo. Poco dopo, erroraccio di Albertazzi che pressato da Serao perde palla. Bocic infila in rete senza problemi. Torna al successo dunque il Catania, mentre piovono fischi dalle tribune del Fanozzi per la formazione di casa.